3, 2, 1, siamo online. Ciao Sara, regina di coppe. Come Ciao. Stai? Bene, bene. Sono contento, anche perché io benissimo, grazie, anche perché sono contento che sei ritornata dopo una settimana di attese e complimenti, perché le persone insomma sono contente di... della tua persona, del tuo modo anche di presentarti. Questa cosa mi ha colpito in senso positivo, mi è piaciuta. Tu, Sara, vedo che vivi il mondo dei tarocchi in un modo, diciamo, le senti, proprio le carte sono proprio il tuo braccio, può essere una visione giusta questa? Io mi sono analizzata molto per quanto riguarda questo aspetto. Credo che sia uno specchio dentro al mio inconscio, e che si connette all'inconscio della persona che poi mi fa la domanda. Quindi sei, diciamo, proprio tutta per lei, connessa con lei, con lui che sia, per risolvere i suoi problemi, in pratica. Esatto. Quindi tu sei dentro a una canalizzazione, fammela passare un attimo. Verissimo. E tu in quel momento sei dedicata a quella persona che si sente coccolata, diciamo, da te e dai tarocchi, dai tuoi... che poi tu hai detto, io sono una cartomante, mi hai detto, sì. Perché il discorso del sito, che cosa scriviamo? Cartomante specificato. Sì, questo è, sì, esatto, questa è cartomanzia. No, perché non tutti amano sentirsi definire cartomanti, e te lo dico perché così è stato in alcune conversazioni qua e là. Sì, ma preferisco essere visto come altre cose, ma non cartomanti. Invece tu proprio, mi piace questa cosa, è carina. Ascoltami, io ho già delle domande per te, che sono poi quelle che erano state inviate in precedenza, e che mi sembra giusto che abbiano una risposta visto che hanno atteso, quindi sto dando una certa precedenza a quelle che furono nel passato. E allora io qui ho la prima domanda che mi sono segnato. Allora, è di Carla M. Allora, precisiamo subito: le persone che desiderano avere un incontro personale privato con Sara, è sufficiente che qui sotto da YouTube in descrizione e qui sopra in Facebook clicchino sul link apposito, riempiono due dati, verranno ricontattate, coccolate di nuovo queste persone da Silvia, la mia collaboratrice, e poi lì si deciderà il tutto. Mentre l'altro link, sia chiaro, è per un salotto come questo. Una domanda, mi piacerebbe che Sara in anonimato mi leggesse le carte rispondendo quello che può, ovviamente. Non è come un incontro, vero Sara, tu per tu, dove puoi dialogare, un po' diverso. L'intimità lì è un'altra cosa. Comunque dai, c'è anche quelle sono anche quelle persone che vogliono prima darci un'occhiata un attimino. Allora, Carla M. Buongiorno, grazie, sono in sovrappeso. Il mio problema si sta complicando perché ho un malassorbimento intestinale. Qui c'è un errore di scrittura, mi comporta tanta stanchezza. Mi hanno consigliato un dietologo, è la persona qui sulla persona giusta, permettetemi, non rispondiamo perché in ambito di medicina preferisco non entrare. Diciamo, riuscirò a volermi bene e magari star bene, ecco, quello sì. Poi del dietologo, se è giusto o sbagliato, mi dispiace Sara, io preferisco evitare, perché noi non ci occupiamo di medicina in senso stretto, giusto? Giusto, quindi chiediamo di Carla e se guarirà il suo turbamento con il peso. Allora Carla, ti do tutto schermo, Sara, ok? Buona lettura, dacci sotto come ci sai fare tu. Per Carla. Al
Allora, è una vita che lei soffre con il peso. Sempre. Gli ha condizionato la vita, l'umore, l'amore, la carriera. Cioè, questo è un problema serio. È tutto psicologico, poi. Ha bloccato completamente il suo metabolismo, ma tutto parte dalla testa. Cioè, gli uomini che lei, tra l'altro, ama, che lei guarda con ammirazione, sono tutti uomini molto potenti, molto belli. Questo la schiaccia ancora di più. È chiusa dietro un paravento. Cerca di mostrarsi al mondo, ma l'autostima poi, la rischiaccia indietro. È tutto un tentativo di distruggere, no? Questa protezione. In realtà lei la usa come protezione, mannaggia. Carla, che mai combinato? Cioè, è una zona di comfort. Non so se mi spiego. È come se la parte del sovrappeso gli abbia creato, sì, questo schema che la protegga, no? Che protegge invece di essere qualcosa che da sconfiggere. Quindi parla molto dell'amore, l'amore verso gli altri, del rifiuto e del primissimo amore che è legato a suo padre, molto legato a suo padre, ma è un legame di richiesta di amore. Quindi anche qua credo che lei deve scavare molto sul rapporto padre-figlia, molto su questo, deve andare in profondità proprio sul legame con suo padre, un padre che voleva che lei fosse brava, quindi con molte richieste da Forse parte anche essere vista, magari si è allargata per essere un po' accettata. accettata. Vista, amata, accettata, tutto parte da lì, quindi è una cosa antichissima. Esprime molto bene se stessa nell'amicizia. Lei è un'amica meravigliosa, un'amica fidata, una che ti dà dei buonissimi consigli. Se prendesse un po' di quello, lo mettesse qua, sarebbe perfetto. Nel rapporto donna-donna, quindi con queste amiche, lei è un'amica fidata, molto buona. Buono questo aspetto qua. La carriera, idem. Sto nel mio ruolo, sto nel mio posto, ferma lì. Quindi il peso non è solo peso, sono tanti aspetti. Lo risolverà allora. Vabbè, a me il dottore che lei mi ha chiesto mi viene, quindi senza fare il nome, comunque a me viene. Ti posso dire che puoi andare tranquilla. È un'ottima persona. Il punto però non è il dottore, il punto sei tu. Puoi andare dai migliori specialisti, ma il punto devi essere tu, devi liberare questa catena. Io abbinerei moltissimo questa persona, professionista, con magari una meditazione, una terapia psicologica, un terapeuta che possa portarti a questo schema più antico. Perché tu devi uscire fuori da questo guscio che ti sei creata. Questo è un guscio, eh. Una protezione, La diciamo. protezione. Che la rende simpatica alle donne, no? Ma poi agli uomini che lei piace, magari questo aspetto invece diventa invalidante. E giù via che ancora mangiamo e magari non digeriamo. E il metabolismo è bloccato. È tutta una catena. Quindi si sente Quindi. un po', tra virgolette, complessata in ambito sentimentale, dice non mi piaccio, quindi non piacerò, cose così. Sono Esatto, è tutto le nella pretese di suo padre, probabilmente, quantomeno nella testa di lei, che gli ha chiamato. testa di lei. Un padre rigido, ammetto, rigido, ma non rigido perché chissà che pretendeva da una figlia, rigido perché la meccanica genitoriale è quella che è, il carattere è quello che è, insomma. Però che la ama profondamente. Io parlerei con lui, io lo affronterei, lo abbraccerei.
Lei deve andare indietro, deve andare a questa bambina, deve andare a dove gli è stato detto che lei era una bambina che doveva essere in un certo modo e non c'è riuscita. Lei deve andare lì e chissà quando Quindi potrebbe essere durante l'infanzia, la scuola, periodi lontani. è. Ah, ecco, anche il discorso scuola è importante perché pure lì una sorta di isolamento e paura dello sguardo, paura dello sguardo diretto, quindi un abbassare lo sguardo. No, questa cosa va risolta. Cioè, tipo io ti guardo, ma abbasso gli occhi perché mi sento, perdona il termine, complessata della mia situazione. Mi ha fatto proprio una questione psicologica, come dici tu. Sì, lei deve risolvere questo e automaticamente il metabolismo, dottore funziona, tutto funziona. Dimmi una cosa, posso chiedere al nome suo? Lei sotto sotto veramente vuole uscire da tutto questo, secondo te? Hai capito la mia domanda? Perché volontaria, che sia chiaro, cara Carla, non sto dicendo che tu non vuoi, ma a livello inconscio ci sono dei meccanismi dove uno dice: no, io mi devo boicottare perché c'è una memoria X che mi dice che devo rimanere così. E mi hai capito, Carla? Sì, vero? E mi hai capito, Sara, scusami. Ti metto a pieno schermo, eh. Lei è molto intelligente, lei ha pensato a questa cosa. Hai capito? Scusate il campanello, però. Lei l'ha pensate tutte, credimi, lei l'ha pensate tutte, ha pensato anche a questo. Ma il conto è pensarlo, il conto è risolverlo, e a volte noi da soli non bastiamo. Certo. Deve riuscire a chiedere questa cosa, al di Sì. là di se stessa, a qualcuno che possa accompagnarla. Questo è, non basta più il suo ragionamento che ne ha fatti veramente di ogni, ha pensato a tutto, ha pensato che era colpa dell'altro, ha pensato che era colpa sua, ha pensato che era colpa del metabolismo, dell'intestino. Oggi è l'intestino. Ci sta girando attorno, che poi mi permetto, Sara, questo è un salotto, non è un'intervista come già intestino. Intestino è il secondo cervello per la medicina ed è per me il cervello delle emozioni. Quindi non mi concedo le emozioni perché mi metto nella rigidità, l'emozione non posso manifestarla. Quindi chiedo scusa per il campanello, scusate il corriere. E quindi secondo me hai fatto una bellissima lettura, Sara. Se vuoi dire dell'altro, Certo. se no avrei altre domande, un'altra domanda. Andiamo avanti, spero di avervi aiutato e soprattutto che, ecco, prosegui con questo studio perché lei sta nella via giusta, la vedo che sta facendo il ragionamento giusto, deve trovare però il coraggio di dirlo ad alta voce, lei l'ha scritto a noi, non so se avrà il coraggio di chiamare un operatore o me o chi altro. Ora parla col dottore, ma deve avere il coraggio anche di parlare perché lei è tutta bloccata. Deve parlare con te prima di tutto, con te. Secondo me deve Io sentire una aspetto. donna, una donna, una donna amica. Vero Una donna questo? amica. Vero. Secondo me, Carla, se ci senti, batti un colpo con la buona Sara. Adesso vado sull'altra, diciamo, domanda che ho selezionato in base anche all'ordine di arrivo. Ed è di Manola M. Ciao, mi è sempre andato tutto storto in amore. Ogni volta che la cosa sembrava concretizzarsi, per un motivo o l'altro, andava tutto a monte. Promesse di matrimonio, di convivenza, sempre sfumate. La cosa che accomuna tragicamente tutti i partner, con il tutti scritto in maiuscolo, è che avevano disfunzioni sessuali, il che ha influito molto. Sono nata il 5 febbraio dell'81, vorrei sapere se finalmente potrò avere un amore vero e stabile. Grazie. Qui ci sarebbe da dire due parole, ma lascio a te. Domanda potente, mi ha detto com'è che si chiama? Manola,
Lei si chiama Manola M, di cognome, sai che mettiamo l'anonimato, solo la prima lettera, ed è nata il 5 febbraio dell'81. Io amo le domande sull'amore. Posso permettermi, in qualità di salotto, di dire una cosa, vista la data di nascita di Manola, se mi posso Sì. permettere. Cara Manola, hai una data dove dice esistono due nidi. È una cosa inconscia. Molto spesso è uno dei genitori, a volte è un nonno, una nonna, ma mettiamo un genitore. Gli morì un genitore, la mamma. Ripeto, può essere che non siano i genitori, ma i nonni, vi dicendo, gli morì la mamma. Quindi tu hai tua mamma che è in casa, ma è anche dall'altra parte, nell'altra dimensione, alla ricerca della propria madre, quindi un nido spezzato. Questo nido spezzato crea spaccature. Io ti prometto di stare con te, ma in realtà sto dall'altra parte con la mia mamma, che non vedo, ma dentro il mio cuore io sono nel suo territorio, cioè l'altra dimensione. Volevo dire questo perché è abbastanza evidente. Che bello quello che hai detto. Sì, ma ce ne sarebbe da parlare di questo, ma io voglio la tua lettura, voglio la tua lettura. Manola M. Allora. Ti metto tutto schermo, eh. Già ti sento. Guarda, allora, tu sogni tantissimo, sogni l'uomo perfetto, sogni la gravidanza, sogni la famiglia perfetta, sogni troppo. Allora, Si è bloccato l'audio, cara Sara. ok, ripeto Adesso allora. Ok, è ritornato, No, non avevi detto ancora niente, stavi dicendo qualcosa. Tranquillo, scusami, vai pure, vai pure. dico che è tutto molto nella tua mente. Un po' come l'altra ragazza, ha una bellissima vita a livello sociale con le persone care, in questo caso non tanto le amicizie, ma più la famiglia, un bel rapporto familiare. Il punto principale sono le sue visioni di come deve essere la relazione. Questi uomini ti hanno amato tutti, quelli di cui tu mi parli, e in realtà, perdonami, sarò sincera con te, loro non avevano questi problemi con tutti. Vuol dire che qualcosa di specifico avveniva nelle tue richieste. Mi spiego meglio. Poi noi donne ci facciamo sempre problemi su non mi piaccio e cerchiamo sempre conferme. Spesso capita anche attraverso purtroppo il sesso, e questo è disfunzionale. Non è il tuo caso, però che succede? Tu chiedevi loro la famiglia perfetta, loro non erano pronti. Tu chiedevi loro quello schema, lo facevi vibrare talmente forte, talmente in alto, che questi si spaventavano, erano tutti spaventati. Bravissimi ragazzi, tra l'altro, non posso dire male di queste persone perché erano innamorati di te, quindi al di là dei loro caratteri potevano essere quello che erano, però li vedo tutti innamorati. Allora, iniziamo a sognare questa famiglia, però in un modo più realistico e soprattutto proporzionati all'altra persona che hai davanti. È davvero, fattibile con quest'uomo avere un figlio fra un paio d'anni? Non ti mettere queste scadenze. Magari lui hai chiesto davvero se lo vuole. Questa vibrazione forte che tu emani, non pensi che all'altro possa mettere paura, terrore, timore? Fatti un attimo queste domande, stai dando tutta la colpa, e dico proprio tutta, all'altro. Va bene, diamo le colpe all'altro.
però è 50 e 50. Questo è giusto, eh? Un'autoanalisi è sempre importantissima, e qui devo dire che un po' manca. Te lo dico da amica, anche se non ci conosciamo. E questo che ha fatto, come un po' per Carla, in amore ti ha fatto diventare sempre più piccola. No? Con l'autostima sempre più bassa, automaticamente la vibrazione diventava ancora più insistente, questi uomini diventavano ancora più impotenti, incapaci, addirittura mi vengono senza la voglia. Cioè, se non tanto un discorso di natura fisica, ma proprio di natura di impulso, gli mancava proprio l'impulso a questi qua. Ma certo, perché sentivano sta pressione un po', no? No. Qui va riguardato molto quello. Noi, tu non devi guardare al futuro. Io che leggo il futuro ti dico che lascia perdere il futuro. Prendi una persona che ti ama. Senti quello che quella persona anche ha come desiderio. Proporzionati a quel tipo d'amore. Cerca l'amore. Questo non è amore, eh? Questo non è amore. Non è una forma di controllo, Sara, cioè dire io ti voglio così nei miei tempi e un pochetto. Eh sì, assolutamente sì. Potrebbe essere una buona forma di alchimia per questa Manola, mi sembra si chiami, sì, Manola. Lei poi è potente mentalmente, capito? Quindi sta vibrazione a questi arrivava. Allora, mi viene che deve conoscere un uomo, poi se vorrà contattarmi ne sarò felicissima. Qui c'è qualcosa di interessante, non è ancora pronta, non lo è, però è nel suo tragitto, è destinato a lei. Qui lei si metterà molto in discussione, lui viene, tanto le conoscenze non sono mai a caso, per distruggere questi suoi meccanismi. Quindi lui è più potente rispetto a lei, compromette questa vibrazione che è. A quel punto lei è in donazione solo di lui, sta famiglia, sti figli, questo avrà le sue teorie, teorie convincenti, forti, magari non vuole un matrimonio, ma solo una convivenza. Lei si proporzionerà a lui, lì scatta, lì deve scattare qualcosa. Diciamo che c'è un carattere quest'uomo abbastanza deciso, non prepotente, però uno che ha personalità. Gli altri, questo, non, erano molto innamorati, ma non avevano quella personalità che era più potente rispetto a quella di Manola. In questo caso sì. Ed è un uomo che gli insegna, quindi è un insegnante. Poi se questo è l'uomo del futuro, lo vedremo insieme a lei, non lo so, adesso non è questo il punto. Però questo insegnante deve arrivare. Ottima lettura, Sara. Ottimistica, tra l'altro. Cioè, gli hai dato proprio una visione di ma ce la possiamo fare volendo. Ce la possiamo fare. Però un po' di mettersi in discussione questa Manola lo deve fare, insomma. Dalle carte viene fuori questo. Certo, accettiamo tutto. Lei dice disfunzioni sessuali, a parte che quella data che lei ha potrebbe attirarli, ma per motivi vari, però voglio dire, in mano a Sara sei in mani sicure, Manola. Quindi beh, ricordo a tutti perché è importante, perché intanto la confusioncina sorge in descrizione, qui, aspetta, qui sotto su YouTube, qui sotto su Facebook, due link. Uno dei due è clicco e faccio la domandina che poi Sara in anonimato dice solo, diciamo solo il nome. Tratta come ha trattato adesso, non viene chiesto niente. L'altra invece è una cosa più professionale. Vi contattate tra di voi, poi una persona che è la mia compagna vi mette d'accordo su tutto. Non vi preoccupate, è tutto proprio organizzato nei minimi dettagli per sentirvi coccolate come persone. Quindi Sara, sei speciale per tutti. Ti ringrazio Grazie. tantissimo. Abbiamo fatto 25 minuti, ma guarda, è passato in un attimo. È dato. Eravamo tutti lì, quantomeno io ti ascoltavo. E perdonatemi se,
c'è stata proprio una coincidenza di campanelli. Tra l'altro, la terza campanellata, forse la seconda, ve l'ho evitata togliendo il microfono, ma era perché le sbarre non si aprivano. Cioè, qualcuno mi apra perché l'ho capita questa storia. Allora, c'è stata quella campanellata lì. Mi scuso di nuovo. Sara, torniamo di nuovo a vederci la prossima settimana? Certo, io vi Felicissimo. aspetto. Un abbraccione grande a te, a tutta la community di Nezza Academy. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao Ciao a Sara. tutti, ciao! Ciao.